Il periodo di Covid ha più che raddoppiato l'uso del web da parte dei nostri ragazzi e di noi adulti. Sono aumentati anche i reati informatici e l'abbiamo usato evidentemente per scopi positivi, il lavoro, la scuola, la partecipazione, curare relazioni, acquisti, divertimento, ma anche pericolosi che hanno creato dipendenza psicologica e fisica attraverso la dopamina, più cyberbullismo e più reati. Quindi è aumentata la dipendenza sia dai social che dallo smartphone. Stare chiusi in casa provoca noia, mancanza di rapporti coi coetanei, convivenza forzata, non faccia a faccia coi compagni, ma anche coi genitori. Vado in camera mia, ma vado in camera mia con lo smartphone. Lo smartphone crea problemi per tre ordini di motivi. Intanto emette onde dannose al cervello, soprattutto per i bambini che hanno una scatola cranica più sottile e non ancora ben formata. Poi è il principale strumento di diffusione del cyberbullismo. Infine dà dipendenza, perché dà piacere, produce dopamina, che è la sostanza della dipendenza, ma anche della assuefazione, cioè alla fine non ci basta mai, vogliamo continuare a usarlo. Allora abbiamo usato lo smartphone, di cui abbiamo il record mondiale, il 95% degli italiani lo usa, abbiamo fatto giochi social e di divertimento, streaming, eccetera, abbiamo curato amicizie sia social che amicizie reali. I sintomi di abuso sono l'ansia, la depressione, l'apatia, l'insonnia, scarsi risultati scolastici, fino a in casi estremi, incidenti domestici, arrivare al suicidio. Una bambina di 8 anni si è strangolata con la cintura del papà in bagno perché stava facendo un gioco social in cui ci si sfidava a fare le cose più pericolose. Allora, a che età intanto i nostri figli stanno usando i social network? La regola in Italia è a 14 anni. E c'è una responsabilità civile e penale dei genitori che sono chiamati a educare e sorvegliare e quindi possono essere chiamati a pagare forti multe ma anche a rispondere di reati penali. Abituiamo i nostri figli alla possibilità di decidere con chi condividere nei social network e quindi avere diverse cerchie di amici. Prima di condividere, insegniamo loro a contare fino a 10, mai se sono in preda a forti emozioni, e decidiamo bene a chi far sapere quella cosa senza problemi presenti o futuri. Esistono forme di controllo parentale dei diversi strumenti. Richiediamo e imponiamo un uso offline per i videogiochi, per i cartoni e i film scaricati prima. Soprattutto diamo delle regole d'uso, degli orari e mai prima di dormire. Un genitore che non dà regole cresce figli in ansia, che non sanno quale sia il limite e che sfogano la loro ansia sugli altri anche attraverso il cyberbullismo. Allora attenzione a posticipare il più possibile l'uso delle tecnologie, è una bella lotta, un controllo discreto. Mai anche di notte, sia per i danni delle onde sia per la insonnia, scaricare giochi e video e usarli offline, parlarne soprattutto e condividere l'uso della rete senza intromettersi troppo. Il concetto della privacy per i giovani è perché non ti fai i fatti tuoi, ma facendone un argomento di condivisione, di comunicazione, di esperienza comune. Per andare da un maggiore controllo e una minore autonomia a una maggiore autonomia e un minore controllo a seconda dell'età e delle esperienze. Non è mai stato facile fare i genitori, oggi lo è un po' meno, ma un genitore attento e presente per quanto possibile è un buon modello e i nostri figli imparano da come ci comportiamo, da chi siamo e non da quello che diciamo e dalle nostre prediche. Questo è ciò di cui hanno bisogno i nostri figli, che è dimostrato non sono nativi digitali, non sono autonomi né del tutto consapevoli. Quindi beato chi riesce a dare ai figli ali per volare e radici per tornare.